Torniamo un attimo ancora ai fatti. Abbiamo visto tutti quelle immagini. Tra le tante violenze, io non posso dimenticare un detenuto costretto ad inginocchiarsi per colpirlo. Un altro in carrozzella, colpito ripetutamente e gratuitamente. Altri agenti che si scagliavano contro i detenuti e tutto sotto l'occhio ben visibile della videocamera che stava riprendendo l'accaduto. Stando alle immagini, risulta che non fosse una reazione a una delle tante rivolte che sono accadute in quei mesi in atto. Non si trattava di una reazione necessitata da una situazione di rivolta, ma era una violenza a freddo. Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, la perquisizione straordinaria del 6 aprile è stata disposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge, senza alcun provvedimento del direttore del carcere, unico titolare del relativo potere, senza rispettare le forme e la motivazione imposte dalla legge. Secondo il giudice, dunque, alla base della perquisizione straordinaria vi sarebbe stato, cito dalle parole dell'ordinanza, un provvedimento dispositivo orale, vale a dire un ordine dato verbalmente al telefono, emanato a scopo dimostrativo, preventivo e satisfattivo, finalizzato a recuperare il controllo del carcere e a pagare presunte aspettative del personale di polizia penitenziaria.